Bella ragazzi, qui è Nexus e questo nuovo video su Hearthstone. Dunque, nello scorso episodio avevamo conquistato le prime due parti del sotterraneo di Roccia Nera e adesso dovevamo fare Taurissan. Prima di iniziare, però, mi sono scordato l'altra volta di dirvi cos'è la cosa più importante di questa parte che vedete qui a destra. Praticamente, per quale motivo effettivamente l'ho scaricato? Non tanto per questa roba qui, che questo qua sì, è una cosa opzionale, un'aggiuntiva, ma se volessi lo potrei tranquillamente levare. La cosa, il vero motivo per cui l'ho scaricato è perché per questo programmino ti permette di creare i mazzi automaticamente. In che senso? Ci sono alcuni siti su internet, soprattutto americani, perché prende più quelli americani o inglesi, non so se sono preciso cosa sono, tipo Hearthstone Pound, mi pare, se uno di quelli dovrebbe essere, dove ci sono un sacco di liste di mazzi fatte da persone, tipo chi riesce a raggiungere il ranco leggenda, o anche persone in comune, cioè chiunque, e ti permetti di prendere l'URL di quel mazzo, copiarlo all'interno di quel programma, ti dà la lista, e quella lista la puoi importare qui su Hearthstone, senza che tu ti metti, sbatti, fai quello, serve fuoco dell'anima, vado a prenderlo, metto, fa tutto quanto lui. Tu gli dai soltanto l'import e questo qua ti costruisce il mazzo. Ed è parecchio utile, soprattutto per le liste, perché molte volte delle liste ci sono quelle missioni dove ti devi costruire tu il mazzo, io non c'ho quasi mai voglia, allora mi importo direttamente quello già fatto. Ma poi anche tipo quello nuovo che voglio fare del guerriero, lo farò così perché mi viene più comodo, viene più comodo per quel motivo. Voglio dire di iniziarlo e ci vediamo in partita. Ok, siamo in partita, vediamo cosa possiamo ottenere. Io sostituirei tutto quanto, onestamente. Che cazzo è quella carta? Perché lui è già una carta in gioco, non è leale sta cosa? Sì, no, carta di merda, hai già capito. Cos'è sta roba? Impedisce l'uso del potere eroe di Taurissan, attacca solo i servitori con provocazione. Che cazzo è sta roba? Aspettate, non è molto giusta come cosa. E il problema è che io ho molti servitori con provocazione. Chissà se esiste anche sta carta, se la possiamo trovare. Guarda che figlio di trota! Guardate che culo becco questo. Ci ha mai girato, porco due. Dovevo usare il sacerdote in sta mappa, in sta partita, mi sa. Mi sa che mi conviene utilizzare il sacerdote. Sì, mi conviene assolutamente utilizzare il sacerdote, un po' perso. Ah, non mi ha... Ah già, è vero. La grande forza è con me! Ah, l'ha battuto del leggendario. 5-4 armatura. Versario lancia una magia. Allora, questo qua lo buttiamo via. Buttiamo. Allora, buttiamo questo. Gli diamo più un attacco. Boh, quindi finché non butto provocazioni va bene, però se quell'altro mette il coso, un bastardo. Un altro uovo. Sarei tentato di mettergli la provocazione. Ah no, aspettate. Stavo già facendo la cazzata, stavo già dicendo, sarei tentato di mettergli la provocazione, ma invece non gliela devo assolutamente mettercela la provocazione. Cosa c'è? Mi conviene dargli diretta. Non avevo capito questo. Questo evoca tutto, cioè non hai una classe, scusami. Come fate a evocarmi il demone? Ho assolutamente paura di utilizzare questa, non posso mica. Allora. So cosa state pensando, guardate così il melone muore, cazzo vai.
ma sto facendo apposta per eliminare quello sbagliato. Questo infligge 2, allora zombie per schiantarlo contro questo. Madonna mia, che casino! Cosa si nasconde nelle profondità? Ma che cazzo? Che dio sta casa! Orco 2, non so cosa fare. Tornano fuori, e combatti! Allora, saltiamo questo contro questo. Questi contro questo. Avrei preferito evitarmelo, onestamente. No, non posso assolutamente giocarlo. No, no! Ho fatto la cazzata! Finito! Merda, ho fatto la cazzata! Sì, mi diciamo che ho fatto un pochettino una cazzata. Ok, ho scelto sacerdote, visto che prima abbiamo perso con lo stregone. Vediamo se con questo viene meglio. Facciamo così. Dammi qualche servitore buono, porco due. Ragnar. E io Ragnar non va bene per questo, ma per questo tipo, ho capito questo. Guardate, io butto questo, scommettete che la lascia. Ci scommetto quello che volete. Dai, non è qui per... Che cosa è usato la monetina a fare, scusatemi? Subito. Devo assolutamente pescare. Devo pescare perché devo fare la combo. Se non riusciamo a fare la combo, mi sa che la perdiamo questa qua. Ho scelto di Velen. Facciamo così, vediamo. Va bene, furo io. Perché la vorrei curare onestamente, perché mi serve una carta. Se mi dà quello che mi raddoppio abbiamo vinto. Fino alla fine del turno. Dunque, vediamo cosa possiamo fare. Ma no, questo non lo possiamo mettere. Subito. Ci si schianta. Tac. Facciamo così per il momento. Mi dico del torneo. Ce lo raddoppio subito. So che dovrei aspettare, però non la voglio rischiare. Guarda che porco di qui. Minchia quanto lo odio quel servitore. Voi non lo sapete, ma lo odio proprio in una maniera schifosa. 4, 5, 6, 7. Facciamo... Quante vita devi? Facciamo così. Subito. Dai che forse ce la facciamo. Azione, maledetto bastardo. Forza di Ragnar. La grande forza è con me. Pronto all'azione!
Allora, come faccio a massimizzare i danni? Devo. Questo mi schianto. Subito. E faccio così. Faccio così e lo curo. Ok, abbiamo tutto. Oh. Abbiamo vinto. Beh dai, secondo tentativo. Però è dura, questo è veramente duro. Visto perché ci è andata abbastanza pure. Eliminare anche la nana. Devono morire tutti. Sì, ho capito. Sega. Chissà cosa succedere invece se l'avevi eliminata anche quella. È vero. Chi lo sa? Risurrezione. Not bad. Ne manca ancora uno? Oh no. Dovrebbe essere finito. Perfetto, Taurissan. Mago e cacciatore. Non è che mi interessano più di tanto. Abbiamo altri 700. Io vorrei conquistare un'altra ala, però non questo. Sto giro andiamo ad acquistare. No, l'ala di Naxxramas. Perché mi serve quel servitore con promozione. Mi serve questo. Lo acquistiamo. E ne facciamo un cazzo di niente. Sarei tentato di farlo onestamente già una partita. Se me lo compra. Me lo compri? Si era buggato. Sarei già molto tentato di iniziarlo, però... non saprei, perché non saprei come puoi dividerlo al video, insomma. Ma che bello l'effetto, però. Ma poi di terminare qui questo episodio, non so onestamente quanto sia venuto lungo, anzi, visto che ho 185, un pacchetto lo compro. Avevo detto che non l'avrei fatto, però... me lo compro lo stesso, perché vorrei tenermeli onestamente queste monetine. Però vabbè, mi prendo un gran torneo Miyogi. Gran torneo, sì, gran cazzo. Spacchettiamo subito, vediamo cosa viene. Giusto per prolungare un po' il video questo. Raro. Allora, questo non ce l'avevo. Questo sì. Questo non so. Questo sì. Torna nel torneo. Direttore del torneo mi fa morire. Vabbè. Terminiamo qui questo episodio. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.